E questo video inizia così, mostrandovi le mie ultime serate con Zelda sull'emulatore, sul PC, che tramite questo cavo Ethernet vanno a finire sull'Nvidia Shield e sulla TV a letto. Un po' macchinoso, devo dire. E questo sono io come mi sento con 30 gradi a fine settembre mentre vado a fare cardio. Esatto, io sono proprio questo. E questa è la mia vita. Hola, pacco arrivato per la gara. Giusto, giusto, in tempo. Dato che già ci siamo, vi mostro la mia integrazione pre-gara. Una parte, molto velocemente. Creatina, la classica creatina che va sempre bene sia in massa che in definizione. E no, la creatina non va staccata in definizione. Proteine del latte senza gusto al 97%. 97% perché in questo modo sono completamente prive di lattosio, senza gusto significa che non hanno dolcificanti, non hanno coloranti, non hanno insaporitori vari, cose che potrebbero magari dare un minimo di ritenzione idrica nelle ultime fasi ed è meglio evitare, che alla fine senza gusto sanno di latte. Qua invece abbiamo proteine del manzo al 97%. Cioccolato e burro di arachidi. Queste non sono per me, sono per la signorina. A lei piacciono tanto. Amminoacidi essenziali, EAA, non BCAA. Li utilizzo insieme alle whey, alle proteine normali, per usare meno proteine, per avere meno scarti azotati. È un discorso un po' lungo e complesso, però prendetevi questi due o tre punti. Le mie barrette preferite, barrette vegane, queste sono cioccolato e cocco, senza lattosio, senza glutine. Probiotico, una compressa al mattino, lo prendo in questo periodo per dare una mano alla digestione, per digerire meglio tutto quello che mangio, perché l'ultima cosa che vuoi è avere una digestione lenta, un male assorbimento dei nutrienti, soprattutto magari per evitare gonfiori a livello addominale. È una grossa mano, 2 kg di burro di arachidi. Burro di arachidi, non c'è altro da dire. E questa è sempre la scena più bella del mondo, secondo me, quando tu ti arriva una confezione di barrette proteiche e la apri. Come sempre, ragazzi, codice sconto pisellino 25 per il 25% di sconto su Bulk Powders. Se utilizzate il link in descrizione del video, mi date una grossa mano. Fine momento pubblicità. Ma mi è venuto un dubbio. Se i 12.000 passi andiamo a farli in due, sono 6.000 più 6.000 o vanno conteggiati singolarmente? Valgono doppio. L'avevo fatto giusto allora. Già umiliante farsi la ceretta, in più le confezioni sono tutte rosa, rende tutto più umiliante, ma non c'è una ceretta da vero uomo? No, niente. Miseriacce. Per chi si domandasse cosa si mangia in preparazione, beh, essenzialmente le solite cose, tolto il glutine, tolto il lattosio, tolto i coloranti, gnocchi con pollo e verdure e la mia prima galletta della preparazione, però come vedete è una galletta un po' particolare. Per chi si domandasse se sono stanco, la risposta è sì, sono estremamente stanco. Anche per questo non ho girato un video a settimana come avevo detto, perché veramente sono cotto quest'anno. Sarà che in questa preparazione è successo di tutto e di più, tra trasloco, problemi con IKEA, malattie varie ed eventuali, influenza, eccetera, eccetera. Però quest'anno sto risentendo della stanchezza veramente tanto. Penso che si veda anche dalla presenza delle occhiaie più profonde del solito. Diciamo che la sensazione che ho attualmente è come quella di essere una piccola batteria ricaricabile che si sveglia al mattino e dice: no, questa mattina mi sono svegliato bene, sono carico, pimpante. E tipo dopo 2 ore sono già sfinito, ho già finito le energie della giornata, se fosse per me andrei a dormire. E con ogni pasto è così, nel senso, con ogni pasto è come se ci fosse una piccola ricarica del telefonino e poi
scende velocemente. In compenso la preparazione sta andando bene e mancano circa 10 giorni alla gara. Questo sarà l'ultimo video prima dei video della gara che farò. Allora, attualmente io ho 4 allenamenti a settimana in sala pesi, più 4 allenamenti al mattino a corpo libero, vedeteli come allenamenti di pompaggio di delle zone critiche e di incremento NIT, più 12.000 passi da fare tutti i giorni, quindi circa 8 allenamenti a settimana più un'ora e mezza di camminata al giorno. È tanto, è tanto. A livello di alimentazione invece attualmente la settimana si divide diciamo in due parti, da domenica, lunedì, martedì, mercoledì, quindi 4 giorni di scarica dei carboidrati, non totale ma diciamo che sto veramente basso, più 3 giorni di ricarica carboidrati con totale circa 1 chilo di carboidrati divisi in 3 giorni. Ora il grosso è stato fatto, resta solo da ottimizzare il momento della ricarica, nel senso che a parer mio la parte più difficile di una preparazione gara non è tanto arrivare al tiraggio da gara, ma capire come fare per essere alle ore 9 del mattino nella massima condizione. Rispetto all'anno scorso sicuramente ho cancellato ogni forma di fruttosio, nel senso che se l'anno scorso tenevo una 50% di carboidrati dal fruttosio e l'altro 50% dagli amidi, quest'anno faccio praticamente 95% amidi e 5% fruttosio, nel senso fruttosio sto sui 5-10 grammi, non di più. Ho fatto shopping e forse questa volta ho leggermente esagerato, però sinceramente anche a 30 anni Dragon Ball a colori, tutta la collezione completa, non potevo mancare sinceramente. E mi sono accorto che mi manca il 4. Qui, della saga di Freezer, mi manca il 4. Non sapete che fastidio! A proposito, ora vi mostro con quale alimento abbiamo deciso di fare la ricarica per la gara. Ed il fortunato vincitore è lui. Cereali con mais croccanti e pezzetti di arachidi. In questo modo, bene o male che vada la gara, mi faccio una scorpacciata di cereali con le arachidi, quindi... Comunque ragazzi, bando alle ciance, oggi allenamento upper in scarica di carboidrati, quindi niente top condition, però va fatto.